Vorrei buttare lì alcuni spunti di riflessione più generale, alcune domande, perché sono cose sulle quali ci interroghiamo diversamente da tanto tempo tutti. Mi chiedo, parlare di teologia politica non comporterebbe una rincorsa che Schmitt, secondo me, non compie? Una rincorsa, ma di che Dio parliamo? Cioè, teologia politica. Possiamo parlarne senza pensando che ci sia una teologia. È ben diverso se la teologia è quella tomista o quella che mette radicalmente in crisi il tomismo, cioè quella del XIII secolo, occamista, scotista, eccetera. Su quale teologia proiettiamo il discorso teologia politica? È una scelta radicale, perché se lo proiettiamo nel senso tomista, allora vi è la sovranità politica che si proietta su questo sfondo è una sovranità politica che ha una missione specifica, che adesso cercheremo di vedere affrontando il secondo tema che volevo toccare, ma una funzione ordinatrice. Una funzione che noi possiamo razionalmente anche sulla base della teologia politica ci fornisce gli strumenti per giudicare anche l'azione del sovrano. Perché nella misura in cui contraddice quell'idea dell'ordinamento divino, il sovrano cessa di essere legittimo, come era in Tommaso. Quindi è una teologia politica che può svolgere una funzione radicalmente critica nei confronti della sovranità. Se teologia politica è quella. Se invece teologia politica è, lo accennava prima Roberto, creatio ex nihilo, cioè se l'elemento fondamentale della sovranità è la creatio ex nihilo, è chiaro che non potrò mai giudicare la sovranità politica sulla base del fatto che essa rompe ogni forma di continuità e di ordine costituito, in base a delle idee che sono, che non, che per me stanno sullo sfondo, nel senso esse trattino fondo, cioè che non hanno alcun fondamento, a cui non posso attribuire alcun fondamento. E cambiano tutti i rapporti, Questo l'ha decretato il sovrano. Quale sovrano? Il sovrano che ordina, il sovrano, ecco. E se, allora, di conseguenza, prima Roberto diceva, e sono temi che ricorrono nel libro, no? Questa sorta di tripartizione. Una teologia politica catecontica, escatologica, messianica. E mi chiedo, è così semplice distinguere queste dimensioni? È semplice se le proietto su un fondo, non sullo sfondo, sul fondo di un Dio che geometrizza, ordina, ma se lo proietto su uno sfondo, come sostanzialmente nell'idea della sovranità divina, appunto, che mette in crisi quell'analogia entis su cui si regge anche la teologia politica di carattere tomista, di carattere scolastico, le cose cambiano radicalmente. E allora, potere catecontico, diciamo, ecco, si richiama ad un'idea precisa di sovranità divina. Debbo tenere in forma, ma posso proprio così distinguerlo dalla dimensione escatologica, no? No, non posso distinguerlo. Perché? Perché il potere catecontico intanto è un potere legittimo in quanto tiene in forma, trattiene il male ora, ma in vista del fine. Se tolgo la dimensione scatologica, tolgo anche la dimensione catecontica. Non posso separarle, le distingo certo, ma senza nessuna possibile separazione. Perché la mia missione catecontica si sostiene, si legittima nella misura in cui tieni in forma l'evo
per l'ultimo. Il catecon ha sempre di mira l'ultimo, ha sempre di mira l'ultimo, ha drammaticamente di mira l'ultimo, perché si interroga sempre il catecon se poi la sua funzione catecontica sia giustificata in relazione all'ultimo, all'escaton. Se trattieni il male o invece ritarda l'escaton, no? Il catecon è sempre giocato da questo dubbio. Trattengo il male o ritardo l'ultimo? Trattengo il male o ritardo l'ultimo giorno? E in effetti il catecon fa entrambe le cose, ma non puoi astrarre dalla funzione catecontica la dimensione escatologica. E se non riesco a astrarre la dimensione escatologica dalla funzione catecontica, anche quell'altro aspetto, quello messianico, mi entra potentemente in gioco. Perché non potendo astrarre la dimensione catecontica da quella escatologica e viceversa, nella dimensione escatologica l'elemento messianico esiste, e quindi la domanda: ma non dovrò accelerare la venuta? E quindi una teologia politica messianica che interagisce, magari conflittualmente, certo, con la funzione catecontica, ma la funzione catecontica la evoca costantemente. Perché? Perché la funzione catecontica ritarda l'ultimo, non c'è dubbio. Ritardando l'ultimo, evoca costantemente al suo stesso interno una teologia politica messianica. No, io voglio la violenza divina. Cioè, e so che nella storia le cose, nella storia politica, queste si presentano conflittualmente, queste tesi, queste idee si presentano in termini radicalmente conflittuali. Certo, una teologia politica catecontica è in guerra con una teologia politica messianica e viceversa, e però si richiamano inesorabilmente. Perché nella misura in cui io di fatto trattengo il male, ma anche ritardo, e allora dal mio stesso interno emergeranno, come sono emerse dalla storia della socialdemocrazia, no? Dalla storia della socialdemocrazia sono emerse le teologie politiche messianiche. Da dove sono emerse? Erano contestuali al riformismo, che affermava invece una teologia politica, diciamo così, radicalmente catecontica. Fermi, no? Cioè, ci deve essere un ordinato sviluppo, un ordinato processo all'ultimo, ordinato, senza violenza, no, violenza divina. Si intrecciano queste, a suffragio, in termini diversi di quanto Nello sostiene, cioè che è inaggirabile la questione. In questi termini, inaggirabile la questione. In questi termini. Ma si dice, diverso sarebbe la questione sulla, riprendo anche quest'altro argomento, sulla questione della tecniche, eccetera, e credo che abbia ragione Prete Rossi da questo punto di vista. No, perché manca la dimensione propriamente teologico-politica, ma niente affatto, è poderosa. È la, se volete, è la religione del contemporaneo, cioè la religione dell'assoluta immanenza. Ma certo, ma ha ragione, Nello lo spiega nel libro. Non, anche da questo punto di vista è inaggirabile. Si presenta come, facciamola finita con questi teologumena, facciamone finita con questi teologumena. Tutto si riduce, o può essere ridotto al calcolo, cioè una pretesa di secolarizzazione radicale, ma in questa istanza di secolarizzazione radicale tu assolutizzi, quindi, no? Assolutizzi proprio la dimensione dell'immanenza. E quindi la tua è una religione dell'immanenza, una vera e propria religione dell'immanenza. È la religione, il capitalismo come religione, non c'è dubbio alcuno, insomma, no? Quindi anche da questo punto di vista. Ma attenzione, perché se il capitalismo è religione, e non c'è dubbio che, insomma, le tesi di Benjamin vadano, se non altro, radicalmente discusse, se il capitalismo è religione, allora
inevitabilmente quelle altre teologie, in tutte le loro dimensioni, perché si riaffermerà una teologia catecontica, beh, devo trattenere il capitalismo, perché non è ammissibile una religione dell'immanenza. E allora ci sarà una teologia politica che reagisce alla religione del capitalismo da un punto di vista catecontico, da un punto di vista escatologico e da un punto di vista messianico. Credo che tutte queste questioni, appunto il libro di Pretorossi, ci aiuti ad affrontarle come, come si deve. A questo punto c'è la domanda che poneva Roberto, insomma, che è una domanda che ci riguarda. Noi abbiamo consapevolmente e inconsapevolmente le nostre storie politiche, culturali, eccetera, eccetera, abbiamo consapevolmente, inconsapevolmente affrontato, ci siamo mossi in questo, in questa dimensione, in questi territori, no? In, dentro, ci siamo cacciati dentro queste, a queste cose. Dobbiamo uscirne? Questo è il punto. Dobbiamo uscirne, dobbiamo, e la cosa di Roberto è di grande interesse, insomma, io credo, cioè, una soluzione ontologica, si richiama Hegel, dirò due cose, ma il problema, Roberto, è ontologia politica, sì, l'ontologia non ha a che fare con il teos, ma ha a che fare con la sostanza. Non ci può essere ontologia senza usia, senza una sostanza dell'essente. Non ci può essere. E dove, come nel contemporaneo ritrovare proprio il termine sostanza? Un'ontologia comporta una predicazione della sostanza. Una predicazione della sostanza. Il mondo contemporaneo è tutto una critica dell'idea di sostanza, una desostanzializzazione, a partire da quella grande potenza del mondo contemporaneo che è la tecne nelle sue basi propriamente, proprio scientifiche. Spinoza, Hegel, eccetera, eccetera, assumevano una posizione, giustificavano tra virgolette la loro posizione sulla base di un presupposto fortissimo, radicale, cioè che la loro era la filosofia della scienza. Bisogna stare molto attenti su questo. Era la filosofia della scienza. Era la filosofia coerente, adeguata allo stato della ricerca e della ricerca del processo di augmentum scienziato. Questa era la loro istanza. Come facciamo ora, oggi? Il senso della ricerca scientifica non è ontologico. Certo che ha a che fare con la realtà, ma una realtà che non è la realtà della sostanza, dell'usia. Qui mi fa problema la questione. Seguo perfettamente il discorso su Hegel e sul rapporto Spinoza-Hegel, figurati. Sulla critica di Hegel a Spinoza e il compimento hegeliano di Spinoza, no? La sostanza per essere sostanza deve essere anche soggetto. Il risultato deve essere anche processo, la sostanza deve essere anche soggetto, soggettività, eccetera, eccetera. E tuttavia vi è questo problema, un problema colossale, secondo me, da un punto di vista epistemologico. Il problema del rapporto tra questa idea di una ontologia della politica che supera, certamente in quanto ontologia, la teologia della politica, una teologia politica, ma che ha a che fare con il problema se è possibile, in che misura è possibile una ontologia. Io credo che il problema sia affrontabile e si possa dare anche una... rideclinando radicalmente il termine ontologia e forse anche quello di filosofia, che con il termine ontologia fa tutt'uno.
un po' di questioni, di domande, soprattutto per Prete Rossi e naturalmente anche per Roberto, e vediamo se abbiamo il tempo anche di fare un altro giro.